si avvicina la gara tra Pescara e Verona, una delle più importanti nel cartellone del prossimo turno di Serie B, che determinerà gli equilibri nella griglia playoff. Sfida in programma sabato alle ore 15. Cresce l'attesa e anche la prevendita dei biglietti per l'Adriatico Cornacchia. Ci saranno almeno 10.000 presenze. Pillon recupera tutti tranne Campagnaro e Memusce, che comunque torna in gruppo domani, ma sarà assente contro gli Scaligeri. Per le ultime novità, il nostro Massimo Profeta, che vedo in una postazione assolutamente disagiata, con un volto notissimo del calcio biancazzurro. A te, Massimo, con il tuo ospite. Massimo. Sì, sì, ti sentiamo benissimo, Carmine, grazie per la linea, in compagnia di Andrea Camplone, che non ha bisogno naturalmente di presentazioni in questo momento. Come si suol dire, alla finestra, lui non è che ci stia tanto bene, eh? È vero, Andrea? No? Cominciamo subito con questa. Ma non ci sta bene, no, a casa, ma non per qualcosa. A casa sto bene, il problema è che mi manca il campo, l'adrenalina della partita, le solite cose. Uno fa, sono quasi 30 anni che sto in mezzo al calcio, quindi alla fine ti manca un pezzo importante. Non c'è dubbio, poi magari ci ritorneremo a fine intervista. Il Pescara che affronta il Verona, è uno dei big match di questa giornata. È la vera delusione di questo campionato, il Verona, intanto? Ma una delle delusioni sicuramente, visto la rosa che ha a disposizione, visto il campionato che ha fatto. Quindi anch'io mi aspettavo molto di più, pensavo che fosse a questo punto già in Serie A, e invece ha avuto tanti alti e bassi che sta portando addirittura, secondo me, anche fuori dai playoff se non si sveglia, perché dietro, a fortuna sua, che dietro via di Lo Spezia, anche Cittadella, anche il Perugia si sono fermati insieme al Verona. Pescara invece sorpresa di questo campionato, quinto posto, 50 punti, due in più appunto del Verona grandi firme. Sì, Pescara, visto la rivoluzione fatta, visto i nuovi acquisti, visto che dovevano partire per un campionato tranquillo, è la rivelazione del campionato, ha fatto un cammino spettacolare, anche se sento in giro certi malumori su Pillon, che non mi aspetto, perché è un allenatore che sia quando è arrivato si è salvato, visto che è stato chiamato per la salvezza, e sia quest'anno ha fatto un campionato importante, di primo livello. Poi è normale che Pescara è una piazza abituata al calcio spettacolo, al calcio propositivo. Io credo che ogni allenatore ha una sua filosofia, e questa filosofia ha portato punti alla società. Forse l'unica cosa che da rimproverare è un po' la rotazione di questi giocatori, perché poi alla fine, ecco, Mancuso aveva bisogno di riposare, ma purtroppo la coperta è un po' corta, non hai grandi sostituti e quindi alla fine sei costretto a farlo giocare. Solo questo. Il Pescara mai nei playoff, secondo me, quindi solo, a meno che non succede con 50 punti. Se spera l'Ascoli, la Cremonese, che ce l'hanno 42, entrare nei playoff, il Pescara ce n'ha 50, quindi alla fine credo che sia già dentro i playoff, visto anche gli scontri che ci sono, molti scontri diretti, insomma. Molto importante sarà la partita col Verona, secondo me. Sì, insomma, è fondamentale non perderla. Ma sicuramente, sicuramente è una, non perdere, anche perché lasci il Verona dietro di te. Sappiamo come gioca il Pescara, il Verona è in difficoltà, però è una squadra molto importante sul piano tecnico, fa tantissimo palleggio, sa ripartire molto bene in contropiede, è vulnerabile però in difesa. Sì, però bisogna vedere che cosa hanno intenzione di fare. Non credo che viene a Pescara a fare per il punticino, vengono da partite non belle. La settimana scorsa è stato in ritiro, questa settimana mi sembra lo stesso. C'è una situazione abbastanza pesante, io credo che Grosso si giocherà tanto in questa partita e quindi credo che verrà a fare la sua partita, quella per fare punti, per almeno per prendere tre punti. E quindi deve stare attento al palleggio. Sono molto bravi nel palleggio, giocano molto tra le linee, molto bravi tra le linee, ed è una squadra abbastanza esperta. Quindi Pescara deve sicuramente, Pillon sa quello che deve fare. Però ecco, tanto il Pescara ci ha abituato a un'attesa e poi sfruttare ripartenze. Squadra contropiede, dai. Quindi squadra contropiede, anche perché le armi che c'ha sono queste, diciamo, certo. Giocatori veloci davanti, e quindi può fare la differenza. Adesso bisogna vedere quanto si vuole scoprire Grosso e quanto vuole vincere Grosso, perché Pescara i suoi punticini ce li ha, il Pescara può star bene anche il pareggio alla fine, certo. Visto quattro partite alla fine.
Non c'è dubbio, è stata una piacevolissima chiacchierata, abbiamo anticipato qualche tema del prossimo confronto Pescara-Verona, inizio ore 15, sabato, ricordiamo, tornerà dal primo minuto sicuramente Barras nel tridente completato da Sottile e Mancuso. In difesa c'è il rientro scontato di Scognamiglio dopo la squalifica, al suo fianco più Bettella che non Perrotta, che comunque ha fatto molto bene a Carpi. L'ultima te la devo perché comunque era un po' quello che ti avevo chiesto pronti via in questa intervista. Perché Camplone dopo un anno e mezzo è ancora ai margini del calcio? Ma perché non ho procuratore? È passato un anno e mezzo, è 30 settembre 2017. Lo so, non me lo ricordare, non aprire una ferita così. No, ma perché sicuramente io non ho un procuratore, non sono legato a nessuno di questi, quindi alla fine fai fatica a trovare squadra. È un mio modo di pensare, non mi voglio legare a nessuno perché poi sei soggetto a tante cose, allora i procuratori che sono in giro sanno che sono senza nessuno, quindi chi mi trova a squadra prenderà la parcella. Quindi sei penalizzato? Un po' sono penalizzato perché poi non avendo un procuratore che lavora sotto come fanno tanti altri, è normale che fai fatica a trovare squadra. Sì, però parla della tua carriera che comunque è buona, buonissima direi, gli ultimi 3 anni sono stati molto positivi. Sì, sì, c'è una media punti importante, c'ho tante situazioni importanti, ho fatto 4 playoff, una vita, cioè, i numeri dicono questo, ma anch'io mi meraviglio, cioè, dico ma com'è possibile che neanche una chiamata? Evidentemente ci sono allenatori in giro più bravi di me, che devo pensare, io sono così, non è che mi vado a, non è che sono uno che chiama, io non chiamo direttore sportivo. Non ti proponi? Non mi propongo perché dico, se un addetto a lavori sa, tanto la lista degli allenatori disoccupati lo sanno tutti, cioè stanno vai su internet e trovi tutti disoccupati, quindi vedi anche la media punti di ogni allenatore degli ultimi anni, vedi dove è allenato, quindi negli ultimi anni ho fatto piazze importanti, quindi sanno che chi allenatore sono. Grazie Andrea, è stato davvero un piacere, un piacere intervistarti, una piacevolissima chiacchierata. Ricordiamo sabato Pescara-Verona, inizio ore 15, ci sarà ancora un allenamento a disposizione di Pillon. Memusciai oggi non si è allenato ma dovrebbe essere in campo, l'unico indisponibile Ugo Campagnaro, insomma Pillon li recupera tutti. Grazie a Diego Martelli e soprattutto ad Andrea Camplone, la linea può tornare a te Carmine. Grazie, grazie Massimo, buon sole a te, in bocca al lupo anche ad Andrea per il suo futuro, sicuramente troverà una panchina.